Buongiorno a tutti. Allora, oggi è giovedì e è buongiorno da un pezzo perché sono le 10:30. Scusate i capelli, ma diciamo che stamattina mi sono alzata alle 7:30 più o meno. Ho preparato tutti i bambini, li ho caricati sul pulmino. Poi sono andata subito giù in campagna perché oggi pomeriggio dobbiamo andare a Monterotondo, che è il compleanno di nostra nipote. E quindi è tutto molto, molto concentrato nei tempi. Samuele non ci poteva andare, quindi ci sono andata io. Sono andata giù, ho governato tutte le bestioline. E adesso mi metto, devo praticamente fare i letti. Questo è il letto di Aurora, che è l'ultimo che è rimasto. Devo passare almeno la scopa in terra, la capellona, qualunque cosa che prenda polvere e terriccio. E poi niente, poi spero di preparare il pranzo. E poi vado a prendere i bimbi e poi stiamo a pranzo a casa. Subito dopo pranzo partiamo. Quindi è una giornata movimentatissima, oggi ce la posso fare, possiamo arrivare alla fine di questa giornata. Intanto io faccio il letto, in mia compagnia c'è sempre l'adorato e fidato cane Spank. Spanky, guarda, saluti. Saluti lì, guarda lì. No, qui, no coccole, eccolo. Saluta Spank. Saluta Spank. È come un po' saluta Antonio. Saluta Spank. Saluta Spank! Ho finito di pulire e mi sono anche allenata. Cioè, sì, udite udite, queste sono delle novità dell'anno 2018, vediamo fino a quando le mantengo. Comunque, mi sono anche allenata e sto preparando il pranzo secondo il meal plan. Non mi sono scordata, ve lo giuro, non mi sono scordata. Vi farò presto il meal plan, il video sul meal plan. Poi vi devo fare il video sugli acquisti che ho fatto con i saldi per i bimbi, perché ho preso delle cose per i bimbi. Vi devo fare un video assolutamente su i vestiti di carnevale o gli accessori di carnevale, perché ho fatto acquisti anche per quello. E vi devo fare un video insieme a Samuele su un argomento che ci sta molto a cuore a entrambi, però lo dobbiamo fare insieme perché diciamo abbiamo delle idee molto precise sulla questione che vuole dire anche lui, perché su questo argomento si sente anche lui di dover dire la sua. E poi devo farvi un video su dei libri. Per dei libri un po' specifici e saranno dei video che, se vi piacciono, saranno dei video comunque che ritroverete spesso nel canale, perché mi piacerebbe iniziare a fare dei video su degli argomenti un po' seri, tra virgolette, consigliandovi dei libri per poter spronare a diciamo a migliorare se stessi, ecco. Quindi ci sto lavorando bene perché mi rendo conto che è una cosa particolare e precisa e molto professionale dal mio punto di vista per me, e quindi voglio lavorarci bene, non voglio dire castronerie, quindi mi dovete dare un attimino di tempo, però vi assicuro che appena ho un attimo, sicuramente domani, perché oggi sicuramente non ce la faccio, vi farò i video appunto del meal plan, dell'haul con i saldi per i bimbi della haul di vestiti di carnevale. Anzi, fatemi sapere qui sotto con un commento quale volete per primo, poi vi metterò anche un sondaggio su Instagram. Così almeno potete andare su quello e lasciarmi la vostra preferenza, diciamo, ecco. Comunque, quindi, ricapitolando, o video meal plan, video sulla haul dei saldi per i bimbi, video sulla haul sui vestiti di carnevale. Scommentatemi qui sotto, così almeno so come farli uscire sul canale. Quale preferite vedere prima piuttosto che un altro? Vai, commentate qui sotto, dai.
andando a prendere i bimbi, vado a piedi perché non ho voglia di andare nella macchina per 2 secondi, quindi vado a piedi. Tanto è veramente 5 minuti di cammino, non vi preoccupate se vedete che magari sto in mezzo al nulla, alla campagna o cose del genere, ma è una scorciatoia che passa proprio in è un viottolo che passa in mezzo al verde, quindi ecco, più che altro è la scorciatoia per non fare il giro lungo, così almeno ci metto 3 secondi. E niente, adesso vado a prendere i bimbi e ci vediamo più tardi quando li prendo, così ve li faccio vedere come sono belli i miei amori. Lì, i piccoli scalatori, eccolo che questo cade. Saluti Ale, ciao! Ciao! Ciao Aurora! Ciao! La strada fatta prima in discesa la facciamo ora in salita! Vai Ale, che fa bene! Fa bene al sederotto! Anche tu Aurora, fa bene al sedere e alle gambe! Su, su! Siamo pronti! Siamo in macchina! E stiamo andando, io sono gialla, non so per quale motivo. Qui ci sono i bimbi, qui c'è il marito. Siamo carini qui. Io sono conciata così, molto molto easy, molto molto tranquilla. E andiamo. Questo è il cappellino, quello figo, quello che mi piace tantissimo. E niente, mettiamo benzina. Buongiorno, sì, è il giorno dopo, perché praticamente poi ieri siamo arrivati al compleanno e siamo stati lì al compleanno con i parenti, gli altri bambini, era un po' un bordello. Poi siamo andati a casa del fratello di Samuele, siamo stati lì un paio d'ore, poi siamo ripartiti verso le 11 di sera, siamo arrivati a mezzanotte e mezza, quindi potete immaginare, poi ho guidato io, quindi il vlog si è praticamente interrotto lì quando stavamo andando a Monte Rotondo. E stamattina niente, ci siamo svegliati un po' affaticati tutti quanti, tranne la sottoscritta che ha già praticamente alle 9 ha già finito di sistemare tutta casa e adesso faccio colazione perché non l'avevo fatta, avevo solo bevuto la tisana, perché sto seguendo un regime alimentare un po' particolare con dei prodotti, degli integratori alimentari che poi finito diciamo tutto il trattamento ve ne parlerò sicuramente e quindi niente, ho bevuto prima la tisana, adesso faccio colazione e faccio colazione con i toast, cioè con i toast, 2 fette di pan carré, di pan bauletto, quello integrale che compro sempre all'Eurospin che è buonissimo, costa poco e non c'ha schifezze dentro, con la marmellata di ciliegie e poi il burro d'arachidi che Samuele praticamente mi ha levato l'etichetta, però il burro d'arachidi lui ci fa colazione tutte le mattine e si può vedere perché è scavatissimo, questa l'ha mangiata tutta lui, calcolate. E niente, adesso faccio colazione e poi mi alleno, quindi in questa giornata non farò niente di particolare, quindi vi saluto qui e come ho detto ieri praticamente vi girerò questi video e fatemi sapere anche se volete che vi faccia vedere un po' quello che mangio in questi giorni, nello specifico facendovi vedere i propri piatti e se volete che vi parli dell'allenamento che sto seguendo. Bene, vi ho detto un sacco di cose in questo video vlog e niente, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao, buona giornata a tutti.